Tra i 600 selezionatissimi invitati al Royal Wedding c'era anche lui, Maezu Pozzane. Oggi questo ragazzo ha 18 anni ma ne aveva solo 4 quando Harry lo ha conosciuto in Lesotho, in una casa di ricovero per orfani. Da allora tra di loro è nato un forte legame che continua anche ora e che è sfociato addirittura in un invito alle nozze del principe con Meghan Markle. Leggi anche Alexi Lubomirski, il principe che ha fotografato il Royal Wedding su Twitter. L'invitato super speciale ha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme all'associazione Sentebale. Il ragazzo posa nel giardino del castello di Windsor durante il Royal Wedding. Congratulazioni al nuovo duca e alla duchessa del Sussex, da parte di tutto il Sentebale. Siamo stati felici che alcuni dei nostri membri dell'Lesotho abbiano potuto partecipare alle celebrazioni molto speciali di oggi a Windsor, si legge. Congratulations to the new Duke and Duchess of Sussex, from everyone at its Sentebale party. Papa, we were delighted that some of our Lesotho team were able to join in the very special celebrations in Windsor today. Chiocciola Sentebale, May 19, 2018. Era il 2004 quando il principe Harry, appena 19enne, preparandosi alla Royal Military Academy di Sandhurst, intraprese un viaggio in Lesotho in veste di volontario e vi rimase un anno. Alla Mans Ase Children's Home il principe conobbe Maezu Pozzane, un bambino rimasto orfano di soli 4 anni, cui sentì subito molto vicino. Da parte sua, il piccolo si legò moltissimo a lui. Il principe gli regalò un paio di stivali di gomma prima di ripartire e insieme aveva piantato un albero di pesco nel terreno della casa dei bambini Mans Ase. Le foto dei due assieme fecero il giro del mondo. Leggi anche Doria Ragland, la suocera d'Inghilterra che ha conquistato tutti tornato in patria. Harry fondò l'associazione benefica Sentebale, in memoria di sua madre, la principessa Diana, insieme al principe Seeiso dell'Lesotho, suo amico. L'organizzazione si occupa di aiutare i bambini più vulnerabili dell'Lesotho e del Botswana. E anche l'incontro tra Harry e Maezu non è rimasto un momento isolato. I due si sono scritti per oltre 14 anni. Ogni notte, quando dormo, sogno te e le belle cose che abbiamo fatto assieme, come piantare alberi di pesca, gli scriveva il bambino in una delle letterine inviate a Kensington Palace. Sono molto felice quando il sogno ritorna, sei stata una persona importante nella mia infanzia e mi hai comprato gli stivali di gomma blu. Da questa amicizia sono nati progetti importanti. Nel 2006, il principe Harry ha partecipato alla fondazione di un'associazione benefica per bambini, chiamata Sentebale, assieme al principe Seeiso del Lesotho. Ogni volta che Harry tornava in Africa incontrava Maezu. Non sorprende quindi che il ragazzo sia stato invitato nel giorno più importante della vita di Harry. Leggi anche Harry e Meghan Markle vanno a nozze. Cronaca di una favola. Leggi anche Harry e Meghan Markle oggi sposi, il primo bacio da marito e moglie. Leggi anche Harry e Meghan vs William e Kate, due royal wedding a confronto. Leggi anche royal wedding, tutti look degli invitati al matrimonio di Meghan e Harry. Leggi anche il beauty look di Meghan che incanta da sola. Leggi anche l'abito da sposa di Meghan Markle a sorpresa e Givenchy. Leggi anche duca e duchessa del Sussex. Ecco i nuovi titoli di Harry e Meghan.